Nel 1975 avevo 27 anni, stavo completando la mia formazione, finendo gli studi alla facoltà di sociologia. E quindi mi preparavo a contribuire alla conoscenza della società, cominciavo a immaginare delle ricerche, dei libri, di partecipare appunto alla conoscenza del mondo per trasformarlo, conoscere per trasformare. Però non l'ho fatto da solo, non ho cominciato a scrivere libri da solo e nemmeno facendo parte di un gruppo, di un team, perché ho incontrato nel 75 Luis Raseto, l'ho incontrato, l'ho conosciuto, anzi l'ho riconosciuto. Perché noi dal 75 all'80 abbiamo fatto una ricerca sistematica, profonda, insieme, lavorando ogni giorno insieme. E perché abbiamo cominciato a lavorare insieme, lui ed io? Perché? Perché abbiamo intravisto l'uno nell'altro un certo modo di entrare in rapporto con la realtà, con la conoscenza, con la scienza. Io ho intravisto subito in lui che aveva un rapporto affine, per esempio, nel suo modo di considerare, nel mio modo di considerare la realtà. La realtà io cercavo di conoscere in quegli anni ciò che accadeva in Italia, in Europa, nel mondo, nei partiti, nelle classi, negli stati, insomma cercavo e cercavo di farlo spietatamente. Cioè il mio modo di entrare in rapporto con la realtà e di guardarla in faccia. Thomas Stern Eliot ha scritto un verso in cui dice: gli esseri umani non riescono a sopportare troppa realtà. Io amo la realtà, così com'è, la realtà effettuale, per dirla con Machiavelli. E ho intravisto in lui questo stesso atteggiamento di amorevole nei confronti della realtà, conoscere, guardarla in faccia. Nello stesso tempo, questa realtà, per conoscerla, bisogna partire da saperi già sviluppati, da scienze, da discipline. E negli anni 70 il campo della conoscenza della società era diviso nettamente in due parti: da un lato i marxisti, il marxismo, e dall'altro la sociologia, i sociologi, che era una divisione ideologica. E invece io non mi schieravo ideologicamente. Per me conoscere Weber e Marx, Michels Gramsci erano uomini di scienza, per me la scienza non doveva avere una divisione esclusiva, doveva essere inclusiva. E Luis ancora, lui aveva, ho intravisto in lui questo stesso atteggiamento aperto, non ideologicamente ottuso. E allora ci siamo conosciuti, riconosciuti, abbiamo cominciato a riflettere, a osservare, a mettere in relazione la sua esperienza vissuta in Cile, la mia che vivevo in Italia, in Europa. E in quei mesi studiavamo in particolare Gramsci profondamente. Era uscita l'edizione critica dei Quaderni e abbiamo
cominciato a individuare in Gramsci un fratello. Anche lui aveva questa disposizione alla conoscenza della realtà, aveva questo atteggiamento aperto nei confronti degli scienziati, e in più ci siamo resi conto che aveva elaborato nei quaderni una critica del marxismo e della sociologia. Cioè, questi due complessi di discipline che erano orientate alla conoscenza e alla progettazione della realtà sociale e politica ed economica, mentre negli anni 70 erano concepite dai marxisti e dai sociologi come autonome, esclusive e efficaci, a noi non sembrava che questa efficacia fosse così evidente, trovavamo delle debolezze. Abbiamo visto che in Gramsci c'era una critica dei limiti di queste scienze e l'avvio di una nuova forma di scienza, lui chiamava scienza della storia e della politica, e quindi così è nato il lavoro nostro, una ricerca che è durata 5 anni e che ha prodotto saggi, comunicazione a convegni e 2 libri che adesso si trovano nei nostri siti, in spagnolo nel sito di luisraseto.net, in italiano nel mio sito pasqualemisuraca.com, e queste ricerche sistematiche hanno prodotto 2 libri che si intitolano in generale La Traversata. La Traversata è il libro primo, riguarda dalla critica del marxismo e della sociologia alla scienza della storia e della politica, e il secondo dalla critica dei partiti e dello Stato all'avviamento di una nuova superiore civiltà. E dunque è chiaro, era chiaro a noi stessi e sarà chiaro a voi, che noi non abbiamo più avuto un rapporto fideistico con Gramsci. Gramsci per noi non è stato un autore da prendere e da applicare alla conoscenza della realtà. Nella realtà per noi è stata qualcosa da riconoscere, da improntare a un paradigma già costituito. No, noi abbiamo fatto una ricerca con Gramsci, studiandolo, riscoprendolo e legando continuamente la riflessione dei quaderni all'analisi della realtà presente e la realtà storica. Quindi questi libri sono la trascrizione di una ricerca che noi dopo 30 anni abbiamo ripreso, facendone un'edizione critica e attualizzandola, e la mettiamo a disposizione di coloro i quali oggi hanno bisogno di pensare in grande stile. E l'ultima cosa che voglio dire è questa: ma come mai? Ma perché gli avvii di questa nuova scienza, di questa nuova forma di conoscenza, di analisi della realtà sociale, economica e politica, che Gramsci realizza negli anni 30. Gramsci scrive i suoi quaderni dal 29 al 35. Ma può essere utile oggi? Ma la scienza politica e sociale non è appunto condannata ad essere continuamente superata perché cambia la società, l'economia e la politica? Ebbene, i lavori di Gramsci degli anni 30 e lo sviluppo che ne abbiamo fatto creativamente degli anni 70 oggi sono ancora validi, per la semplice ragione
che viviamo in una fase di crisi organica. Noi viviamo oggi una condizione di crisi economica e finanziaria e politica e culturale che sempre più diventa qualcosa di più profondo. Si comincia lentamente a sospettare che non è un raffreddore questo che passerà in pochi mesi, in pochi anni. Ebbene, le radici di questa crisi economica e finanziaria e politica stanno appunto negli inizi del Novecento. Gramsci già agli inizi del Novecento si rende conto dell'insorgenza di quello che lui chiama una crisi organica. Noi viviamo la parte terminale di questa crisi e dunque partire con Gramsci dall'analisi dell'insieme e svilupparlo negli anni 70 e riprenderlo poi e attualizzarlo oggi significa considerare la questione della crisi come una questione fondamentale che ci deve portare non più a usare le scienze date come sufficienti, ma alla costruzione di una scienza capace di individuare più profondamente la realtà in movimento e in crisi e di progettare una società ulteriore, una civiltà superiore. Il progetto è ambizioso. Ma Gramsci ci ha insegnato che non bisogna avere un atteggiamento disfattistico. Lui critica il disfattismo. Lui dice non si può criticare il mondo, la cultura esistente senza proporsi di ricostruirla, di svilupparla. E chi dovrebbe farla? E dove? E quando? Se non noi. Luis Razzetto e io ci siamo conosciuti giovani e avevamo già questa voglia, questa volontà, questo progetto, questa necessità di partecipare attivamente alla conoscenza e alla trasformazione e mettiamo a disposizione le ricerche che possono costituire un elemento di intrapresa, di iniziativa per superare la condizione di crisi che tutti vivono, ma che non è una condizione eterna. Le crisi si superano attraverso forme nuove di conoscenza e di azione. Noi proviamo a fare questo.